Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua insieme a Elisa Ciao! per un video di offerte, di saldi, visto che ci avete segnalato in tanti la presenza di sconti vari sia su Steam che su console. Abbiamo deciso di fare due video, questo è il primo, poi tra poco arriverà anche l'altro, in cui abbiamo racchiuso i giochi più intriganti e quelli con offerte più interessanti da giocare ad Halloween. Per cui cominciamo con BioShock The Collection. Qui parliamo della trilogia a 15 € anziché 60. E cosa vogliamo dire di BioShock? Trilogia meravigliosa, trilogia che personalmente ho trovato veramente unica nel suo genere. Ha un che di parecchio angosciante, Sì. specialmente il primo, forse il più cupo. Il più cupo dei tre, sì. Sì. Però insomma anche gli altri hanno di che farvi tremare di tremarella e di tremarella. Allora, poi c'è Soma. Allora, Soma è un'avventura horror che molti hanno sottostimato, se vogliamo, perché se ne è parlato relativamente poco, ma è Vero. parecchio angosciante. Sì. È un gioco che insomma ci siamo goduti parecchio e sta all'80% di sconto, 5,59 € anziché 28. Regalato È praticamente. regalato per uno dei migliori horror degli ultimi anni, insomma, a 3 anni, ma Insomma, ancora è ancora fa abbastanza la sua attuale. figura. Poi abbiamo Plague Inc. Allora, io su questo gioco ho Bello. totalizzato circa 90 ore. È stata la mia personalissima droga in un certo periodo della mia vita. È di 2 anni fa. Continua ad essere aggiornato. E cosa tratta? Tratta praticamente l'estinzione dell'umanità attraverso dei virus che bisogna far propagare in ogni dove, in tutti i modi possibili. Allora, il gioco è al 60% di sconto, 6 € anziché 15. Ha dalla sua il fatto che è supportatissimo dalla community. Ci sono una marea di scenari allucinanti che vanno ben oltre quelli offerti dagli sviluppatori. Per cui tenetelo a mente. Lei mi ci ha visto giocare non so quante volte. Pomeriggi interi. Tanto devo riportarlo prima o poi. Bello, un bel È una gioco. delle cose che ho sempre in mente. Poi, vabbè, Layers of Fear. Hanno annunciato da poco il 2. Come non giocarsi il Come non primo? giocarsi il primo? Allora, sta a 5 €. E se volete la Masterpiece Edition, che comprende anche il discutibile DLC, Sì. che non è che ci era piaciuto granché il DLC. No, non era ben chiaro, più che altro. Non c'aveva lo stesso Sì. fascino del gioco base. Comunque, sta a 5,37 €. Insomma, per 38 centesimi ci avete anche il DLC, volendo. E dunque, il gioco è bellissimo. Insomma, ci avete visto all'opera in tutta la serie all'epoca. E non vediamo l'ora di giocare al secondo. Però, insomma, il primo. Cioè, ecco, questa stanza quante cose ti riporta alla mente, mia cara? Racchiude Ecco, tutto ciò che è Layers of Fear. sequenze scriptate, momenti di pura angoscia, insomma, bella narrazione, gran bel doppiaggio, seppur solo in inglese, insomma, tanta tanta roba, dategli un occhio. Poi, se volete portarvi a casa anche Observer, che insomma ci è piaciuto meno, ma altrettanto valido, sta a 18 € invece di 62, praticamente. Poi, cosa abbiamo? Grim Fandango. Ah, questo è il suo grande classico, il gioco della sua vita, per cui lascerei a te un breve commento. No, è un bel gioco, diciamo, ha un timbro horror perché è molto cupo, però molto sul divertente, Per quindi quei pochi che non lo conoscessero, ecco. Per quei pochissimi, e ha se non lo una conoscete. trama ben fatta, molto sul lineare, carino, divertente. Diciamo che forse i più giovani potrebbero Non non conoscerlo. conoscerlo e magari non avere tutta E questa. Però pentirsi di non averlo giocato. se lo giocate, appunto, Sì. vi potreste pentire di non averlo fatto prima. A 3,74 €. Che gli vuoi dire? Poi abbiamo Inside. Allora, questa è una Bello. delle più belle esperienze che ho fatto negli ultimi anni. Un indie di quelli fatti bene, in cui non si dice una parola, ma dove i silenzi trasmettono più di sceneggiature da 6.000 pagine. Un gioco non proprio lungo, però è quel classico breve ma intenso che ti lascia più domande che risposte, ma che ti lascia qualcosa dentro, ecco. È un gioco. È dagli autori di Limbo, per chi non lo sapesse. Lo trovate a 8,99 € anziché 20. Se poi volete l'accoppiata Limbo Inside, appunto per portarvi a casa anche quell'altro capolavoro, sono 9,88 € invece di Che li 30 €. Cioè, valgono che li tutti. valgono tutti. Cioè, sono quei giochi che Classici. vanno giocati. Cioè, vanno giocati. Date retta. Sul canale poi trovate anche la serie. Allora, poi abbiamo Outlast 2. Allora, questo è un grande classico. Un nostro grande cruccio, perché all'epoca avremmo voluto portarlo tutto, ma insomma, vi ricordate che era
era parecchio, parecchio un po' terribile, troppo, ecco, sì. Un po' troppo spinto, un running simulator se vogliamo, dove non è che abbiano usato tanto rispetto al primo Outlast, ma l'angoscia si respira potente, e quale miglior giorno se non quello di Halloween per goderselo, anche perché sta a 7€ anziché 28€, e lui immagino tu abbia ancora gli incubi per lui. Mamma mia. Poi se lo giocherete ci saprete dire. Poi abbiamo il Darksiders Franchise Pack. Dunque, a fine mese esce Darksiders 3 e i primi due sono una meraviglia totale. Tutto il pacchetto del Warmastered Edition e Definitive Edition con la colonna sonora costa 7,49€ anziché 49,99€. Sono due action RPG di qualità eccelsa. Se non li avete giocati siete delle bruttissime persone, rimediate, vi prego, lo dico per voi, perché veramente è difficile trasmettere la qualità di questi due giochi, però non si gioca. Vi accorgerete giocando di quanto io abbia ragione nel dirvi così. Poi Limbo, vabbè, qua torniamo a bomba al discorso di prima, ve lo segnalo a parte, perché insomma ne vale la pena, 2€, se avete già Inside e vi manca quello, 2€ vi portate a casa un capolavoro totale, che tra l'altro è stato uno dei primissimi giochi che io portai su YouTube, sì. E ricordo ancora lei che disse che bello, perché non lo conosceva, che bello, qua è un eufemismo, cioè nel senso... È tutto tranne che... È terribilmente angosciante questo dolce bambinetto. Vabbè, chiama l'horror, è un gioco bello. Sì. E vi regalerà parecchi incubi. E poi, se non sbaglio, questa è l'ultima cosa, il Dead Rising franchise. Allora, Dead Rising è una delle serie che io e lei amiamo di più. Ci ha regalato tante risate, quanti sono i momenti di angoscia che ne hanno caratterizzato l'evoluzione. Il primo, secondo me, è il più bello. Di là di tutto, ha un... Senza paragoni. Cioè, a parte che mi ricorda l'Alba dei Morti Viventi, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, del filone zombie, costa 6€, è bellissimo. Sottotrame a non finire, momenti di angoscia, tanti combattimenti, per l'epoca fu una rivoluzione assurda. Il caro Frank West. E poi ci sono Dead Rising 2, Dead Rising Off the Record, Dead Rising 3, che è quello un po' più... E Dead Rising 4, che... No. Però appunto i primi sono i più belli. Sì, i primi due, sì. Questo qua tra l'altro è giocabile anche in coop e noi lo sappiamo bene. Beh. Perché all'epoca lo abbiamo giocato, erano i primissimi anni di fidanzamento. I primi anni di fidanzamento, passare su Dead Rising 2. Pensate che fidanzamento strano che abbiamo avuto. Comunque il prezzo è assolutamente valido, perché 70% di sconto su due capitoli principali che vi terranno impegnati per non si sa quante parecchie ore. Sì. Zombie a pacchi, una marea di armi con cui farli a pezzi, travestimenti comici, potete volendo andare in giro come Borat su un triciclo ammazzando gli zombie con le mazze di gomma in un centro commerciale. C'è bisogno di aggiungere altro? Cioè, penso di no. E niente, abbiamo chiuso qua, per cui niente, questi erano 10 suggerimenti per il vostro Halloween. So che molti di voi avranno giocato a quasi tutto. Spero che qualcosa che vi manchi ci sia, perché sono veramente 10 cose di qualità vera. Cioè andate sul sicuro con giochi così. Per cui fateci sapere se li avete giocati, se intendete giocarne qualcuno sotto Halloween, se avete voi proposte per noi. E vi segnaliamo che a breve ci sarà il video sui giochi per console, quindi PS4 e Xbox One, dove ci saranno altre offerte, alcune si sovrapporranno a queste per forza di cose, ma appunto ci sarà anche lì parecchia roba. Per cui niente ragazzi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao.